siamo qui con Davide Lepore. Prima di passare ai ruoli dell'animazione più famosi, partiamo da un ruolo molto più lontano. Penny nelle avventure di Bianca e Bernie. Esatto. Allora, Penny ha una storia particolare, perché il film l'aveva doppiato quasi tutto mia sorella. Io andai ad assistere a un turno di doppiaggio, perché era una cosa della Disney, per cui andai ad assistere a questo turno, e l'allora committente Disney, Jeff, chiese a Mario Maldesi, che era il direttore di doppiaggio, gli chiese se anche io facevo doppiaggio. Lui disse sì, dice, ma mi fai sentire la sua voce per eventuali altre lavorazioni? E l'unico personaggio in quel momento su cui potevo provare, visto che comunque ero minuscolo anche io, era Penny. Caso ha voluto, io da piccolo avevo la zeppola, così, la zeppolettina. Questa cosa piacque molto a Jeff, feci il provino sulla bimba. Quando sei piccolo la voce non è molto differente tra un maschio e una femmina, e lui guardò Mario e gli disse, perfetto, ridoppia tutto il film lui, è più giusto lui. Mia sorella chiaramente non la prese molto bene in quel periodo, e però poi lei si rifece, perché vinse il provino su Ricky Schroeder del campione, per cui diciamo che in qualche modo si è vendicata. Però è nata così, per sbaglio, e però ricordo che mi porto dietro con affetto, anche perché insomma poi fare un film Disney è sempre un grande onore e un piacere. Un altro ruolo da bambino è stato il Piccolo Lord. Il Piccolo Lord, esatto, il Piccolo Lord di Ricky Schroeder, appunto. E prima di quello feci Il Bambino Grande Cacciatore, sempre con Ricky Schroeder, e lo feci io perché Giorgia, a quel punto, che aveva doppiato il campione, era cresciuta e la voce era diventata un po' più femminile, e per cui passò a me Ricky Schroeder, e da lì lo doppiai appunto nel Bambino Grande Cacciatore, poi Piccolo Lord e tutta la serie del mio amico Ricky, una sitcom molto divertente, e quindi presi quello. È un film, anche quello, che porto nel cuore, primo per la bellezza del film, ce lo ripropongono tutti i Natali, e tutti i Natali comunque so di gente che lo vede e mi telefona dicendomi quanto sei bello, quanto era bella la vocina. E il film è bellissimo, e poi era l'occasione, è stata una delle tante occasioni in cui poi la lavorare accanto a mostri di questo mondo, perché sia nel Bambino Grande Cacciatore, dove lui doppiava William Holden, che nel Piccolo Lord, dove doppiava Lee Guinness, stare a leggio insomma con Peppino Rinaldi è tanta roba, tanta. Beh, visto che hai parlato di grandi del passato, nel Piccolo Lord c'era anche Gianfranco Bellini, un ricordo. Assolutamente, di sì. Lui. Beh, Gianfranco abbiamo un ricordo anche di stadio, perché lei era lazialotto come me e ci incontravamo spesso e volentieri allo stadio. Una persona bellissima, di quelle voci che non... voci che non ritorneranno più. Pensate che Bellini, che fece la voce di Hal, il computer di 2001 di Odissea nello spazio, quando Kubrick sentì la versione italiana, rifece fare quella americana identica come l'aveva fatta Bellini, perché ha detto, ha trovato l'essenza di Hal, questo è Hal, rifatelo come l'ha fatto lui. È un grande maestro anche lui, ci mancherebbe altro. Passiamo all'animazione più famosa, sì, i Simpson. Milhouse. Certo. Ciao! Milhouse, quando abbiamo cominciato i Simpson non credevamo, non sapevamo, non potevamo immaginare che sarebbero diventati quello che sono diventati. Stiamo parlando del 92, credo, la primissima stagione. 92, disegni, soprattutto le prime stagioni, bruttini, e avevamo capito subito che era qualcosa di diverso e divertente. Ma non pensavamo sarebbero diventati quello che sono diventati, e oggi sicuramente Milhouse è uno di quei personaggi che mi porto nel cuore, anche perché ormai sono dal 92 a oggi, facciamo un calcolo, sono 30, quanti anni sono? 26 anni. 26, 27, beh sì, anche qualcosa di più forse allora, che siamo arrivati alla stagione 30, 31 mi sembra, per cui è un personaggio, ecco, di quelli a cui sono molto affezionato. Solo in due puntate non lo doppiai, e lo doppiò Giorgio Borghetti, perché io ero in tournée con uno spettacolo a teatro, non potevo tornare, e allora mi dissero, guarda, noi dobbiamo comunque mandare in onda le puntate e doppiarle, e lo fece Giorgio Borghetti, ma solo in due puntate, poi l'ho sempre fatto io. Parliamo di un altro, forse, certo, animatore, forse il cui successo era un po' meno inaspettato, i Griffin. I Griffin, diciamo, sono nati poi sulla scia di quello che erano i Simpson, e a oggi credo siano più cinici e divertenti, a mio parere, i Griffin, e perché sono veramente una famiglia
senza alcun tipo di pudore sotto nessun punto di vista. E Chris è un personaggio simpatico, mi sono ispirato palesemente, gliel'ho sempre detto, a Monica Ward che doppia Lisa Simpson. Se ci fate caso, ci sono delle cose molto simili, la mia è una voce maschile, la sua pasta più femminile, più Lisa, però diciamo che la pasta e l'idea di caratterizzazione è quella, gliel'ho rubata, ebbene sì. Bene, parliamo di un ultimo ruolo dell'animazione più recente, Gargamella. Gargamella è stato una bella soddisfazione, ma anche un duro, durissimo lavoro. E era un personaggio tosto, ho dovuto lavorare molto sui bassi e sulla voce che andava in profondità, e per fortuna avevo alle spalle un direttore di doppiaggio come Marco Mete, che è uno dei più bravi in assoluto, e anche un amico, quindi poi sai, quando si lavora con stima e tranquillità e serenità è tutto molto più bello. È stato faticoso, tanto faticoso, però è bello poi quando vai al cinema a vederlo con tuo figlio e lui si alza in piedi dalla sedia e a tutto il cinema si gira e gli dice: quella è la voce di mio papà, e io sprofondo nella poltrona perché mi vergogno, però sono cose piacevoli quando poi lui ti riconosce in televisione e dice: papà, ma quello sei tu, fa piacere, ecco. Un ultimo ruolo dell'animazione, Wacko, negli anime niente. Oddio, Wacko, ecco, quello anche è stato un lavoro molto 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 bello, fatto con un altro maestro di questo mestiere che è Massimo Giuliani, era in direzione. La cosa bella di quella serie era che abbiamo fatto tra prima e seconda stagione, i tre personaggi eravamo io, Ilaria Latini e Massimiliano Alto, e abbiamo cantato quasi 70-80 canzoni, ma belle anche, molto difficili. Infatti avevamo le settimane intere in cui eravamo in sala soltanto a incidere le canzoni con il maestro Piccoli, e è stata un'esperienza bellissima, anche perché io poi adoro cantare, adoro i musical, e Max Alto è un altro bravissimo cantante, nonché amante dei musical, e Ilaria è una bravissima cantante. Insomma è stato un bel lavoro, anche perché avevamo quasi sempre le canzoni in tre con i controcanti, erano difficili, però è stato un lavoro bellissimo, e peccato perché si vedono poco, credo che si riescano a trovare soltanto su qualche on demand o cose del genere, perché erano poi molto istruttivi, perché erano pieni di citazioni letterarie, cinematografiche, artistiche, era veramente una serie molto 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 divertente. Chiudiamo con il tuo ruolo in Buffy l'Ammazzavampiri. Oh, Oz sono quei personaggi anche lui che ti porti nel cuore, soprattutto quell'attore Seth Green, che avevo già doppiato in un paio di serie, e che caso ha voluto, molti non lo sanno, ma Seth Green è la voce americana di Chris Griffin. Questo Loris, la nostra direttrice, non lo sapeva. Io quando vidi i titoli di coda e gli dissi: ma Seth Green è un attore che doppio io, e lei disse: hai visto i casi? Io neanche lo sapevo, però secondo me era ingiusto, ed è divertente questa cosa. Io ho doppiato lui, lo stesso suo personaggio a cartone animato, è una cosa piacevole, bella, molto intrigante come cosa. Abbiamo chiuso con il doppiaggio parlato, parliamo di direzioni, naturalmente Smallville. Ma guarda, io Smallville l'ho fatto molto poco, perché era una serie che dirigeva mia sorella principalmente, e quando lei poi è dovuta andare fuori per lavoro l'ho sostituita in qualche cosa, e per le mie serie mie più che altro sono più legato a Kebab for Breakfast, che era una serie bellissima, e a tutti il diario di una nerd superstar, e quelle che sto facendo adesso per Netflix, che sono molto belle e particolari, però, e poi chiaramente le 4-5 stagioni di Simpson che ho diretto, è stata una bellissima esperienza, anche perché poter lavorare con i tuoi colleghi che comunque che ti stimano, che vengono ai turni contenti, perché stai facendo una cosa fatta bene, divertente. Io poi ho sempre avuto uno spirito molto simile a quello di Tonino, e quindi ci siamo trovati bene, è stata un'esperienza bellissima. Bene, ringraziamo Davide Repoli per queste bellissime memorie. Grazie a voi.